Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca, un giovane questa notte è stato accoltellato in piazza San Giusto. Secondo quanto emerso, sarebbe escluso però qualsiasi collegamento con la giostra del Saracino. Un uomo di 25 anni è stato ferito con un'arma bianca, sembra un taglierino o un piccolo coltello alle spalle. Il fatto è accaduto in via delle Gagliarde, che è la strada che praticamente costeggia piazza San Giusto, dove ci troviamo in questo momento. Questa è la zona del quartiere di Porta Sant'Andrea, questa è la settimana della giostra del Saracino, ma gli inquirenti escludono completamente che il fatto possa essere legato appunto alle iniziative del quartiere o comunque della giostra del Saracino. Tutto sotto controllo, con la sicurezza e tutto, c'era i vari responsabili dei quartieri che comunque giravano nelle nostre zone. In pratica a un certo punto è arrivata una ragazza che ha detto che era successo il fatto e poi comunque è successo in questa zona qua esterna. Il giovane, 25 anni, di origini straniere ma nato in Italia, è stato accoltellato alle spalle da due persone, 5 i colpi inferti con un taglierino o un piccolo coltello. Soccorso dal 118, è stato trasportato all'ospedale San Donato di Arezzo in codice giallo. Al momento la polizia sta vagliando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza poco lontane dalla strada dove è avvenuta l'aggressione. Diciamo, non ci sono stati tafferugli o altro spintoni, sicuramente, come hanno riportato un po' dopo nelle notizie stamani, che noi aspettavamo proprio per dare un segno che in pratica non è che sono cose che succedono sempre nei quartieri, questa che è una cosa che poteva succedere altrove. Quelli che poi sono andati via o sono scappati, nessuno aveva un foulard, non erano persone che noi vediamo qui al quartiere sempre. Questa zona, piazza San Giusto, sta per vivere la serata pregiostra e quindi la cena propiziatoria, così come accadrà negli altri tre quartieri in attesa della 144esima edizione della giostra del Saracino. Questa piazza, ci dice un quartierista, sarà transennata agli ingressi filtrati, ma al termine della manifestazione tornerà ad essere un luogo pubblico accessibile a chiunque. Siamo già qui in moto da stamani. Dobbiamo liberare, bisogna preparare, stasera abbiamo più di 1000 persone a cena, come in tutti gli altri quartieri, ci impegneremo per far divertire tutti e ancora staremo ancora più attenti già a partire da stasera, tanto verrà tutto transennato, però al momento che noi dobbiamo aprire, in pratica la piazza è di tutti. Ancora cronaca, la polizia di Arezzo ha identificato e denunciato due persone ritenute responsabili di ricettazione e possesso di prodotti falsi. Gli agenti infatti hanno trovato due, un giovane e una ragazza, con degli smartphone ancora sigillati nascosti nelle borse. Sulle confezioni, l'inconfondibile icona di un noto marchio, ma erano in realtà falsi e molto probabilmente sarebbero stati consegnati ad un ignaro acquirente nel giro di pochi minuti. Un raggiro che fortunatamente non è riuscito ed è stato sventato dalla polizia, che dopo i necessari accertamenti ha denunciato la coppia. A Cortona invece ignoti hanno sfregiato la targa della panchina dedicata all'ex presidente del Parlamento europeo Davide Sassoli sulla piazzale di fronte alla chiesa di San Martino, un luogo che a lui era molto caro. Un gesto meschino, come lo ha definito il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo. Sulla targa della panchina in legno è stato cancellato il nome, sono stati abrasi anche i loghi del Parlamento europeo. E adesso apriamo un'ampia pagina dedicata alla giostra del Saracino, questa è infatti l'ultima notte prima della sfida. Questa sera è la notte in cui si propizia tutti insieme davanti ai giostratori che domani andranno a sfidare il burratto Re delle Indie per vincere la Lancia d'Oro dedicata al centenario dell'Arezzo Calcio. Una serata di festa che vedrà circa 5.000 commensali nelle piazze dei quartieri. Questa mattina invece una delle cerimonie più toccanti della giostra, quella che vede l'investitura dei cavalieri e la bollatura dei cavalli, l'ultimo passo necessario per correre giostra in piazza San Francesco come sempre. Come da ordine di estrazione delle carriere, dunque i primi sono stati i giostratori di Porta Santo Spirito, Gian Maria Scortecci con Doc e Elia Cicerchia con la sua Olimpia. Poi la volta di Sant'Andrea,
con Tommaso Marmorini e Siria e Saverio Montini con Conte. Tommaso Rossi e Davide Parsi si sono presentati per Porta del Foro con i cavalli Rocchi e Biancaneve. In chiusura la coppia dei giostratori e dei cavalli di Porta Crucifera, Lorenzo Vanneschi con Pinocchio e Niccolò Paffetti in sella a Rosa. E ieri sera invece è stata la serata della prova generale vinta da Porta Crucifera. Vediamo il servizio di Greta Settimelli. È stata Porta Crucifera dopo una carriera di spareggio con Porta del Foro a portare a casa Porchetta e Vittoria per la prova generale della 144esima giostra del Saracino, dove i quattro quartieri schierano le loro riserve. Il trofeo era dedicato a Vittorio Dini, primo direttore tecnico degli sbandieratori. Era stato Santo Spirito ad aprire la piazza con Elia Pineschi, per lui solo un 2. Per Porta Sant'Andrea Matteo Bruni arriva al 3. È stato invece di Porta del Foro l'unico 5 della serata, con la firma dell'esordiente Matteo Vitellozzi. Le prime carriere erano state chiuse da Niccolò Nassi, anche lui esordiente, con i colori di Porta Crucifera, che aveva portato a casa un bel 4. Nelle seconde carriere escono subito dal gioco Elia Taverni per Porta Santo Spirito con un 2 e i Biancoverdi con Leonardo Tavanti, anche loro con un 2. Niccolò Scarpini per Porta del Foro aveva l'occasione a questo punto di chiudere la prova generale, ma il suo tiro è un 3. Andrea Bennati per Porta Crucifera marca un 4 e così si va agli spareggi. Per Porta del Foro Niccolò Scarpini non arriva oltre un 2 e a quel punto è il 3 di Andrea Bennati a regalare la festa ai rossoverdi. Ma è bellissima, sai, quando vinci è sempre bello. Poi insomma per i ragazzi sono contentissimo, Niccolò era all'esordio, Andrea ha confermato quello che di buono in questi anni sta facendo, siamo molto molto contenti. Come si pensa allora domenica? Ma siamo carichi a prescindere dalla vittoria di stasera, lo eravamo ieri, lo saremo oggi e lo saremo domani soprattutto. Non vediamo l'ora e domenica ce la giocheremo fino all'ultimo. Noi siamo molto contenti riguardo al risultato di stasera perché... abbiamo cercato di lavorare seriamente, in sordina, senza troppi proclami, in maniera che è piena di abnegazione e di voglia di far vedere che i nostri metodi sono, non so se giusti, però efficaci. Il risultato è questo, di una giostra umile, però senza mai mollare. E il fatto che stasera siamo qua, invece dei fuochi di San Donato che ci sono stati ieri sera, probabilmente potrebbe significare qualcosa. Ancora giostra, ne abbiamo parlato anche con Scartoni, l'orafo meccanico che si prende cura del buratto. Intanto che cosa ne pensa di questa, oggi ovviamente c'è la prova, la provaccia, insomma quello che noi chiamiamo in gergo provaccia, però la prova che invece c'è stata ieri, che cosa ne pensa? È più utile, ecco, in vista poi anche della giostra, pensando ovviamente al buratto, all'automa, insomma, che deve funzionare? Allora, per l'automa va meglio ancora perché prende meno botte. Però ieri sera mi è piaciuto molto. Guarda, l'unica cosa forse che poteva mancare è... C'è la gente, vedevano il punteggio, però non sapevano perché c'era quel punteggio. Non ti dico l'araldo, però bastava una persona, il cavaliere ha marcato punti, però ha preso insomma qualcosa. Però io, a me è piaciuta veramente, perché visto poi la piazza era piena, piena, piena era. Veniamo insomma a quello che viene definito l'uomo del buratto, lei è per tutti l'uomo del buratto, come sta insomma questo automa? Nel tempo gli ha dato un po' da fare, però quest'anno non mi sembra. No. Allora dal 2014 quando Angelo Agnolucci, che era presidente della giostra, mi ha detto: Enzo, insomma, lasciamo questo problema qui, io ho contribuito per poter sistemare. Negli ultimi 2 anni, negli anni, cioè l'anno 14, 15 e 16, ho fatto lo sgancio praticamente più definitivo, che non si blocca ora per niente, se te lo tocchi basta che si muove, lui praticamente torna proprio in folle. E poi la cosa molto importante era anche questo cartellone che c'era, tutte queste reti, volava. Io non gli ho fatto mai niente, tutti gli anni lo controllo, devo dire, ha sempre i controlli accurati perché... Non controlla, anche troppa pubblicità mi stanno facendo, però. Insomma, un po' di scaramanzia ci vuole sempre. No, detto questo. Io sono tranquillissimo, se non si rompe proprio qualcosa che può capitare, cioè, i controlli sono stati fatti accurati, fatti per bene, perché ho fatto gli strumenti apposta per poter chiaramente controllare anche questi buratti, il buratto si apre bene, che forza ci vuole per poterlo aprire. Tranquillo.
Ecco, tra lei e Francesco Conti, che insomma è l'intagliatore storico della Lancia d'Oro, a chi lasciate però questo testimone quando fra 100 anni non ci sarete più? Ma credo che ancora, forse Conti è più difficoltoso perché tutti gli anni deve fare la Lancia, il mio durerà 1000 anni, durerà. L'eredità precisa. Questo qui si può lasciare, come è stato lasciato qualcos'altro, si lascia anche un burato. Non lo so, nelle botteghe artigiane o comunque sia nei mestieri che comunque dove si usa le mani, no? Trovare chi ti succede è sempre molto difficile. Non è, tutti dicono le cose artigiane, bene, io a parte che serve gente che abbia esperienza, che abbia volontà di sa quello che deve fare, perché io per arrivare dove siamo arrivati, specialmente nel 2014 che poi l'ho sistemato in agosto, non sono stato neanche in ferie, cioè, l'ho fatto prima delle prove, devi capire, cioè, il difficile era capire questo mone grande quando chiaramente andava a girare come faceva per potersi sganciare. Io ho fatto dei sistemi anche più dolci per sganciarsi, materiali eccezionali, non sono antilogorio, come dire che... Il prossimo impegno Canoro invece per esulare un attimo dalla giostra quale sarà? Sarà una sorpresa ma non è molto lontano. Non si può dire, bisogna mantenere il segreto. Sì, dopo viene troppa gente, così almeno si dice all'ultimo minuto, così... No, ma ci sarebbe tante serate da fare, però un pochino più rallentato, perché mi piace fare più serate importanti che non il classico piano però bar. C'è voglia di leggerezza, no? Di divertirsi, di stare insieme dopo quello che abbiamo passato, insomma ce n'è sempre di più di questa voglia. L'ultima serata l'ho fatta a Foiano, devo dire che è venuta una bellissima serata. Allora, la vedremo in città. In città, anche fuori città. C'è una a Firenze a breve, se va in porto, penso che va in porto anche addirittura questa. Le tournée, mi fa addirittura le tournée. Siamo stati fuori tante le volte. Esatto. Tante le volte siamo stati fuori, Come ogni primo fine settimana del mese è tornata anche la fiera antiquaria ad animare il centro storico in concomitanza con il Saracino. Come ogni settembre, così la manifestazione si è spostata al Parco del Prato per far spazio alla giostra. 250 gli espositori presenti in città per questa edizione. Tra le collaterali anche Arezzo Selezione Vintage nella successiva location del Giardino Pensile del Palazzo della Provincia, dunque nel cuore della città. Presenti in questo caso una decina di selezionati espositori di abbigliamento ed accessori d'epoca provenienti da tutta Italia. E alla Casa dell'Energia di Arezzo invece sono in programma 3 serate dedicate alle energie rinnovabili e all'ecosostenibilità. Fissato l'appuntamento da martedì 5 a giovedì 7 settembre. Si tratta della 3ª edizione di Ecologica Festival e tornerà dunque la Casa dell'Energia ad essere sede di un programma di incontri volti a promuovere il dibattito e l'approfondimento su tematiche di stretta attualità. E adesso spostiamoci in Casentino per parlare dell'agosto tallese con il professor Claudio Sartori, protagonista dell'ultimo appuntamento. Il canto delle serpi, cosiddetto, è poco trattato, ma è veramente straordinario. Qui la fantasia horror di Dante si scatena addirittura, c'è addirittura una metamorfosi incredibile. Due esseri che si fanno la metamorfosi contemporaneamente diventando uno l'altro e poi l'altro l'uno. Cosa mai fatta? Si chiude domenica 3 settembre con un appuntamento con Dante e la sua Divina Commedia, la 10ª edizione dell'agosto tallese. L'appuntamento è in piazzetta Palchi alle 17.30. È una manifestazione che organizza ormai da tanti anni, quasi 20, l'Associazione Culturale Tallese Il Ponte di Sasso. Quest'anno è riuscito particolarmente bene con alcune manifestazioni culturali e musicali di grosso rilievo. Per antica tradizione l'agosto tallese si conclude sempre con una lettura d'Antis che faccio io. E quest'anno
lasciando da parte il Dante del Paradiso del Purgatorio, prendiamo in esame un Dante un po' particolare, uno sceneggiatore di film dell'orrore. L'argomento è Fiamme parlanti e la fossa dei serpenti, la bolgia dove ci sono i ladri con i serpenti e le fiamme parlanti, i fraudolenti che sono all'interno di fiamme, come Ulisse per esempio e Guido da Montefeltro. Una bella storia che arriva dalla mensa Caritas di Piazza Giotto, quella di Anna Pratesi, che da 26 anni è al servizio degli ultimi. La mia mamma mi ha detto sempre di fare del bene, poi mi piace, ecco, per me è la mia seconda casa questa. A me mi ricresce, la domenica ora è il giorno del lavoro, perché la domenica sono tanti anni, penso che il mio l'abbia già dato. Per oltre 26 anni ogni domenica ha cucinato un pasto caldo a chi ne aveva più bisogno alla mensa Caritas di Piazza Giotto. Oggi, all'età di 85 anni, ha deciso di appendere il grembiule al chiodo, ma lasciare i suoi ragazzi non ci pensa proprio. Cosa si cucina? La frutta, il pane. Vediamo. Cucina, Andrea ha fatto il sugo. Qui c'è lo spezzatino. Guarda. Cosa le dicono questi ragazzi? Grazie. Sì. Era il 1997 quando Anna Pratesi per la prima volta si è messa ai fornelli della mensa. Il giorno di Capodanno, infatti, dopo l'appello lanciato dall'altare dal parroco del Sacro Cuore, ha deciso di donare il suo tempo al servizio degli ultimi. Prima ero andata alla messa e mi aveva detto il prete che avevo bisogno di cucina. A me mi piace stare in cucina. Io sono andata a Don Angelo, dico ciò che ha bisogno. Vadi giù. Sono andata giù con la Loredana. Sono stata con lei 10 anni. E dopo la mattina ero sola perché non c'era personale, però a mezzogiorno arrivavano i ragazzi. È stato questo. Lo ha fatto senza mai prendersi una pausa, niente ferie o feste comandate. La Befana, Natale, primo dell'anno e Pasqua sempre. Perché? Perché tanto insomma, i miei erano grandi, andavano insomma, e poi non ci volevo andare con loro. Insomma, preferivo fare del bene, venire qui. Stavo, ero più serena. Cosa cucinava lei la domenica? Ah, sì, roba al forno. Preparare l'insalata, fagioli, e dopo cavolella ora, insomma, volevo dire, tutte queste cose qui. Ma qualche giornata, quando c'era tanti, non sapeva che darli, cosa darli. Come si faceva? Guardi, se faragava anche l'uova, insomma, si soffre. Quando c'è da mangiare si soffre, si dava tanto pane. Però io sono una molto emotiva, ci soffro tanto. Si è affezionata a qualcuno delle persone? No, i miei ragazzi non si toccano, Io ho detto sempre, i miei ragazzi. La mensa Caritas di Piazza Giotto rappresenta un punto di riferimento, nonostante nel corso degli anni non siano mancate le polemiche. In tanti anni ne ho visto tanti. C'è qualche storia che le è rimasta nel cuore? Sì, un signore che mi sono messo in guanti e lo imboccavo, sembrava di imboccare Gesù. Le domeniche della donna saranno adesso più libere, ma non il resto della settimana. Ora quando avranno bisogno mi chiamano, ho capito. A lei nell'ultima domenica di lavoro come cuoca volontaria i dirigenti della Caritas hanno consegnato una targa per ringraziarla della sua presenza, dedizione e gioia. Sono rimasta male perché il giorno sono venuta a fare la festa, mi hanno dato il diploma, non me l'aspettavo. Il grazie da parte della Caritas nei suoi confronti. Trovo le persone in Duomo, le trovo qua, mi vergogno insomma. È tremenda, sì. È una macchina da guerra, no. È una persona che lavora, è sempre instancabile, dalla cucina alla pulizia delle scale, della rampa, è veramente una persona speciale per me. L'invito di Anna adesso è rivolto ai più giovani. I giovani vengono, ma ne vengono.
Perché invece i giovani dovrebbero venire ad aiutare? Sì, perché c'è bisogno, capito? E poi crescono meglio, dico io, se fa del bene sono più aperti, sono più buoni, capito? Un'altra bella iniziativa, quella lanciata dall'Oklahoma University, Cugino Aretino, per favorire l'integrazione dei ragazzi americani ad Arezzo e lo scambio linguistico. I bambini avranno la possibilità di giocare e interagire con i nostri studenti direttamente in lingua, così da cominciare a familiarizzare con una lingua che poi inevitabilmente studieranno. Si chiama Cugino Aretino ed è l'iniziativa pensata dall'Oklahoma University in Arezzo per favorire l'integrazione dei ragazzi americani con la città, ma anche lo scambio linguistico tra italiano ed inglese. Due i programmi pensati per portare una ventata di americanità direttamente a casa, Babysitter e Femitaly. Si tratta dell'opportunità, diciamo, di mettere in relazione i nostri studenti che vengono dagli Stati Uniti con la comunità locale. Ci sono tantissime formule e io come coordinatore del servizio studenti sono molto entusiasta di presentare queste possibilità proprio per cercare di ampliare un po' gli orizzonti della comunità locale, sia a livello di famiglie, di singoli, ma anche di imprese, perché tra le varie iniziative che offriamo appunto c'è la possibilità di far fare ai nostri studenti come babysitting di madrelingua o altrimenti la formula del Femitaly Meal, che significa entrare sostanzialmente in contatto con i nostri studenti per poterli invitare per un pranzo, una cena, andare al cinema, al mare se ancora regge il tempo, e insomma comunque passare del tempo insieme a loro proprio per fare in modo che non si chiudano all'interno della comunità di queste quattro mura, ma che oggettivamente comincino a interagire. Oltre a queste possibilità, ovviamente offriamo loro anche la possibilità di fare dei tirocini, quindi ci rivolgiamo anche alle aziende locali in tutti i settori. Chiunque abbia voglia di trovare e dare spazio appunto ai nostri studenti per avere una prospettiva internazionale anche diversa dal solito, ecco, può rivolgersi tranquillamente a noi e noi cercheremo di fare quello che possiamo al meglio possibile per riuscire, ecco, a mettere in moto questo processo di interculturalità per la città. Passiamo adesso alla pagina dello sport, al calcio. Il campionato dell'Arezzo è partito alla grande. La squadra di Paolo Indiani ha battuto in trasferta il Rimini grazie alle reti siglate al 45esimo da Gucci e Iori in apertura del secondo tempo al 51esimo. Sentiamo le parole di mister Indiani. Ce lo saremmo augurati alla vigilia, lo abbiamo fatto, credo meritatamente, per questo siamo contenti. La partita, i primi 60 minuti, credo interamente fatta da noi con vantaggio meritatissimo. Poi ci siamo un po' abbassati, merito del Rimini, qualche problema fisico di troppo noi e abbiamo subito il 2-1 e abbiamo rischiato qualcosa, però nell'ambito globale della partita credo non ci sia ombra di dubbio sulla vittoria nostra. Direi è stato prima del primo vantaggio, dovevamo andare in vantaggio prima con tutto quello che abbiamo fatto, e poi credo sia stata emblematica la situazione di Quattarello lanciato solo avanti al portiere, era il 3-0, quello abbiamo sbagliato e dopo poco abbiamo preso il 2-1 riaprendo la partita. È chiaro, siamo mancati, per quanto abbiamo fatto non abbiamo finalizzato di conseguenza, però due gol non sono poi. La fase finale della gara e Rimini l'ha riaperta e potevamo anche pareggiarla, il calcio. Però ecco, se finiva in pareggio sicuramente non credo sarebbe stato il risultato giusto. Non credo di essere di parte, ecco, se dico che gli abbiamo meritato la vittoria. Tutti i dati, poi le statistiche, insomma, lo testimoniano. Questa per stasera era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci.